Nel periodo che precede la Santa Pasqua è usanza in Quaresima non mangiare carne il venerdì. Una buona soluzione è scegliere uno dei panini di successo ideati da Cipaiò. A Giugliano, Fratta Maggiore, nel quartiere Fuori Grotta a Napoli, si può degustare Verde Baccalà, una gustosa ricetta creata in collaborazione con il noto ristorante Fenesta Verde. Verde Baccalà nasce da una collaborazione con Fenesta Verde e non è altro che un panino preparato con scarola ripassata, con un filetto di baccalà panato nei cornflakes e per finire una scarola carrettiera con guarnizione un patè di olive nere di Gaeta. Protagonista è baccalà, quindi partiamo con una preparazione pastellata e poi rifinita in una panatura di cornflakes. Successivamente il baccalà, il filetto di baccalà fritto in olio a 170 gradi. Successivamente prepariamo una crema di scarole ripassate, quindi parliamo di una base di cottura di olive nere, capperi, olive, pinoli e uova passa. Una crema gourmet, quindi una crema di scarole. Prepariamo una scarola carrettiera con una preparazione base cruda, quindi di peperoncino, sale, olio e limone. Infine prepariamo un patè di olive che non è altro che un accompagnamento per dare un retrogusto al panino. Lo finalizziamo con una crema di scarola alla base, quindi successivamente il baccalà fritto in olio a 170 gradi. Aggiungiamo il nostro patè di olive e infine completiamo il panino con una scarola alla carrettiera. Verde baccalà non è solo un panino, ma si può degustare anche in versione piatto. Vi aspettiamo da Cipaiò per assaggiare il nostro verde baccalà.